Allora, andiamo su. Non all time, ma this year, che è un po' meglio. E sono gli stessi. Siete stronzi, è diventato di moda quest'anno, non ho capito. Allora, andiamo giù allora. E mi dispiace, Chris, non mi faceva impazzire. Non mi faceva impazzire. Giù, giù, giù. Giù, 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 giù. Woohoo! Ma Bertra, non è giusto, il tipo ha speso i suoi borbolotti. Ma Lorenzo, bisogna sapere anche se il video che guarderai sarà, cioè che guarderò, sarà degno di essere visto fino in fondo. È un gioco alla roulette. Niente è così facile nella vita, raga. Non sono cattivo. Sono un amo, amo. Allora, tempo di partire. Ricordo, se avete, grazie per i 27 bit Valor, se avete Amazon Prime fate la sub, se volete subarvi mi aiutate, mi volete bene, c'è il gruppo Telegram dei sub, ci divertiamo e a breve farò un bel video con i sub. Comunque, ho ignorato i messaggini della mia ragazza dopo una giornata difficile al lavoro. Ha scaricato la sua frustrazione sulla mia TV. Ah, quindi è proprio un bel caso di diventa single istantaneamente. Ma che cazzo vuol dire? Oh no, amore, non mi hai cagato i messaggi, adesso picchio tutto. Hihihi. Ma che cazzo vuol dire? Ma cosa vuol dire? Raga, i Burb li libero 840 sub, ne mancano 10. Ma ho capito. Grande Luca. Sì, conosco i Prald, i De Pruld. Comunque che cazzo, cioè veramente triggeratissimo. Elena, perché la mia TV si è rotta? Ti ho fatto uno scherzo, Remo. L'ho rotta tutta perché non mi scrivevi, va bene. Haha, ha fatto ridere. Sì, non è ragazza tossica questa, è proprio ragazza da mollare subito. No, 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 che male questa. Il Millennium Falcon di Lego, no. Mio fratello ha deciso di scaricare la sua rabbia su qualcosa di mio. No, questo veramente a pugni. Questo, mamma mia, il fratello non dovrebbe più. Basta, proprio sparito il fratello. Aurora, no. Aurora e Luca, state buoni che mi triggero, io ve lo dico. No, questo fa malissimo qua, ragazzi. Un uff in chat, gentilmente. Fa malissimo, fa malissimo. No, non voglio più vederlo. Il lavoro è andato a quello che ha offerto meno. Chissà perché, raga. Ah sì, certo, qui ho il mio condizionatore, il cambio dell'aria. Grazie Valer per i bit. Ho fatto il cambio, cioè c'è il camino e tutto. Ma scusa, ma non dovrebbe esserci un tubo che va al camino? In che senso un tubo? Ah, cioè, dici... Ah, cioè un... No, un tubo? Davvero? Porca puttana, che bello che deve essere tutto. Il Millennium Falcon è 660 euro, se non sbaglio. Molto carino. Grazie per i 100 bit, Buffy! Buffy non lo capirò mai. Dona Bit è donatore di sub e non è subbato. È un mistero. È un mistero della vita, lui. C'è un buco e c'è un tizio nel buco. Se pensi che la tua vita non sia carina, ricordati di questo prigioniero brasiliano che ha scavato un tunnel per 5 anni solo per uscire in una stanza delle guardie. No, no, babbo. 5 anni a scavare col cucchiaino, fare il buco. E poi metti fuori la testa e ci sono le guardie che ti guardano e fanno: bro, che cazzo stai a fare, bro? Bro, che cazzo fai? Babbo. Ho strappato quello che pensavo fosse la plastichina protettiva del nuovo monitor. Era il filtro polarizzato. Ah! Cioè, tu è come prendere il bordino del monitor e fare crack, distruggere tutto. Oh, di forza devi farlo. Oh. Dove andà così, fratellino? Ho preso il filtro, il fratellino. What?
Ah, persone. C'è gente che spara proiettili in aria per il 4 luglio. Auro. Mia, Marcello! Ah! Grazie Aurora per le 5 sub, ringraziatela. E adesso urlo. Qualcuno la fermi gentilmente. Ditele di fare basta. E grazie Davide Allegrezza per il secondo mese di Prime. Tanto sborro in chat sia per Aurora sia per il buon Davide. Toglietele la carta. Dio buono. Comunque, la gente che spara le armi in aria per il 4 luglio. I proiettili sono ancora sotto effetto della gravità. Cioè, ma... Perché qualcuno davvero spara in aria in città? Ma cosa vuol dire? Dovrebbe ricadergli in testa solo per merito del mondo. Basta! Il Falcon costa 8,99, dici? Basta! That's a lot of damage. Ok, questo era Davide, abbiamo finito. Grande. Un anno fa oggi. Oh, la Notre Dame. Quello era veramente uff, raga. Cosa sta succedendo in questo... Adesso sono curioso. Va bene, sei lì con la tua moto, ti diverti. E? Cosa sta succedendo? Oh no. Signora! No, signora, no! No, signora, no! L'ha presa! Cioè, ha fatto proprio... Oh! Yoink! Ma povera! Se il Covid e perdere il lavoro non fosse abbastanza... In che senso puoi subare anche tu, Luca? Sì? Cioè, se vuoi risubbarti, sì? Abbiamo appena perso entrambe le auto per un albero. Cioè, l'albero ha avuto un sacco di precisione. Ha fatto un collatta, ha detto PAM! Tutte e due! Vaffanculo! Assassinata dal garage. No, raga, che tristezza. Come si condivide l'abbonamento? Giulie, c'è in alto alla chat, c'è scritto condividi l'abbonamento con gli altri. Quando tuo fratello ti batte di 0.01 secondi ad una sfida 1v1 al cubo di Rubik. What? Oh! Ouch! Fratelli, così, han detto boh, bella raga. Io non so, non ho mai imparato a farlo il cubo di Rubik, mai nella vita, proprio faccio schifo al cazzissimo. Bella sta foto. Vabbè, questo non è così triste. Questo è solo un memone. Vai a Machu Picchu. Dici, voglio fare una bella foto ricordo. No. Dai, raga, facciamo una foto tutti insieme. Il mio telefono è stato rubato la scorsa settimana a Londra. E io ho appena ricevuto una notifica dicendo che è stato localizzato. In Algeria, ad Algeri. Sì. Lo vado a riprendere, scusa, c'è un taxi che mi porta ad Algeri in poco, che poi c'ho da lavorare più tardi? Vorrei recuperare il telefono. Andre, sì, cioè, ne ho fatte con Tearless, c'era nella 12 ore, abbiamo fatto la collaborazione con Zafferano Podcast. Ho risparmiato per prendere la Switch per un paio di mesi, l'ho finalmente presa la scorsa settimana... E ho trovato questo in bocca al mio cane oggi. Grazie Valer per i 100 bit. Cosa avete mandato sul gruppo dei sub? Io vi picchierei quando mi scrivete le cose in live. Il Millennium Falcon di Lego, ti odio ancora di più. Ti odio tantissimo. Comunque, ehi, ho un cane che a quanto pare morde le cose. Lasciamo i miei preziosi joypad in giro. Bravo, bravissimo. Cioè, poi si deprimono anche quando si rompono. Che merda di canzoni c'hai, audio library di YouTube? Qualcosa di felice? Ah, ho capito io.
Telegram è solo per i sub, Frabonio. Sfondo bianco con le scritte bianche. What? Dove? Non lo vedo. Dai, almeno si possono ricomprare. Sì, ma se ha detto che ha risparmiato per un paio di mesi, non so quanto guadagno, onestamente. 20k, avete ragione, mi ha dato un 20k. Oh, boia. Copia. Cosa mi avete mandato? Oh. Stocktails. Hello, how are you? E grazie Giuli Fiore per il secondo mese di sub. Tanto sborro in chat. Ah, ma me lo ricordo. È a casissimo. Perché la donna fa i deadlift? Ma che... No, povera nonna! È F in chat per la nonna. Ho visto gli altri 20.000. No! C'era... Ma che cos'era? Ma sono 9 minuti, raga. Non posso guardare 9 minuti di Stock Tales. Quindi guardiamo l'altro 20.000. Ehi, hey, Soler, dimmi tutto. Ho bisogno di te, posso evocarti? Oh, non adesso, Lothric. Sto cercando il sole. Va bene, allora sto cercando il sole. Oh, mi piacerebbe, ma non riesco a trovarlo. Che significa? E un altro 20.000. Non riesco a trovarlo, è tutto buio. Che significa tutto buio? Significa che è tutto buio. Allora vai verso la luce. Ok, ok, non c'è bisogno di urlare. Che belli The Prold. Che significa è ancora buio? È ancora tutto buio. E allora vai nella prossima area. È ancora buio. Dove ti trovi adesso? Sono circondato dal buio. Che tipo di buio? È il buio dell'abisso. Perché stai cercando il sole nell'abisso? Vaffanculo. Vaffanculo. L'avevo visto, raga. Questo video è vecchissimo. Cioè, è bellissimo, ma è vecchissimo. Allora, un altro 20.000 borbolotti, sperando che poi riuscirò ad andare avanti con le cose. E cose belle. E cose, raga, e cose. Cosa mi avete mandato? Shrek, ma solo quando qualcuno dice E. Perché? 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 Adesso sono curioso. Adesso sono curioso. Raga, sto male. Possiamo avere un po' di E in chat, gentilmente? Aiutatemi. Scusate, è stato il più bello di tutti questo. Grazie Luca per la sub donata. E grazie Luca per un'altra sub donata. Inizio a preoccupare. Mamma mia, Marcello. Extra step. Grazie Luca per i 10 sub donati. Ringraziate Luca gentilmente.
Stop it. Vado a liberare il pappagalli. LCABIRONONONACLCERCHITT. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Luca sottolineatura Birolini 17 gifti da tirare un sub to centro sottolineatura con sottolineatura e sottolineatura missi. Mamma mia, Marcello! Ah, Gesù. Mi sono grattugiato la gola urlando. How are you? I am under the water. Make it stop. Allora, proviamo a levare l'alert box per un po'. Sottolineatura allora, hanno mandato un altro 20.000 borbolotti, no? Ah sì, ne hanno mandato uno, cazzo. Allora, vabbè, comunque II ha fatto il suo corso. Possiamo mandare un altro video che è non disponibile, grazie per... Ho sbagliato io a copiare? Sì, ho sbagliato io a copiare. Ho assolutamente sbagliato io a copiare. Oh, che carino! È il razzo di spore. Hai ragione Luca, però pensavo tu. Grazie Valer per i beat. Bravo Drew, così si fa quando c'è la musica da disco. Bellissimo. Mi è piaciuto un sacco, ragazzi. Devo dire, non dovete stare vicini alle ruote, bestie che vi investo. Allora, ragazzi, prima di ripartire, a proposito, ne approfitto per invitare tutti quelli in live a passare dal mio subreddit, perché finalmente anch'io mi sono... Cioè, ragazzi, parliamoci chiaramente. Io di meme sono quello che l'ha iniziati con Ratorix e ho deciso di fare il mio subreddit. Quindi passate dal subreddit, gentilmente. Ecco, guardate, nel hot, cioè quando Berto iniziamo love, Aurora, devo farlo impazzire, devo regalargli tantissime sub. Dio buono. Quindi, come capire se fatturerai by il Bertra? Au. Nessuna cosa. Sono solo meme su Aurora, il problema è questo. Quindi fatene anche altri di inediti. E Aurora ha proprio, come si dice, monopolizzato tutto. Sì, stiamo parlando della creazione di... No! Cazzo! Ho fatto un casino. Niente, devo scendere. Ok, siamo scesi. No, di più. Mannaggia, mannaggia. Ok, questo non l'ho mai visto. Ragazzi, potete non andare sul computer? Po. Lucy, il subreddit si chiama Bertra proprio. Quindi se volete, mi fate piacere. Allora, ho lasciato l'hard drive a scuola. Ah no, ho fatto cadere l'hard drive di scuola e ha smesso di funzionare. Mentre stavo portandolo a riparare, ho disintegrato la mia Cadillac perché un tizio ha fatto una curva illegale. Un giorno dopo il mio uccello è morto. Non sentire, non ascoltare. Peggior settimana della mia vita, minchia. L'uomo sfiga. Ma si nota che mi vogliono bene sti due sgorbi maledetti. Ha fatto cadere 22 quartz, una misura americana di ranch, dressing, che schifo. No. No, che schifo, raga. Dio mio. Che schifo. Ho visto il mondo cancellarsi. Che schifezza. Sei preoccupato dei risultati? Ah. We have a principle which is don't speak about i problemi delle altre nazioni. Che delegazione sei? Portoghese. Che ufficio? Sono il presidente della Repubblica. Ah, pensavo di aver intervistato uno a caso. Che male. Che male.
YouTube ha appena segnalato il mio stream perché una canzone stava venendo suonata in un caffè mentre camminavo. Ma va? Hai scoperto come funziona YouTube? Complimenti, tizio. Bravissimo. Complimenti, tizio. Inutile che frigni. YouTube mi demonetizza per niente. Mi demonetizza letteralmente se dico ciao. Vediamo un po'. Distanziamento sociale durante il mio compleanno. Da solo. Sì, Powered Cat. Punto esclamativo Telegram. Questo ero io durante il mio compleanno. Proprio triste così, eh. Questo è il mio compleanno. Vogliatemi bene, per favore. Bertra, a me fanno schifo i compleanni. No, sono belli i compleanni, raga. 46 giga di Game of Thrones. Ah, ho scaricato 46 giga di Game of Thrones ed è in francese. Sto per imparare il francese. Oui, oui, puttanella. Oui, oui, puttanella. Ciao, Pipino. Mua. Ho vissuto di fianco allo stesso tizio per 3 anni. Pensavo si chiamasse Steve. Lo chiamavo Steve, il suo nome è Steve nel mio telefono. Sono stato nel suo appartamento, abbiamo fatto cena insieme. Il suo nome è Brian, il suo cane Steve. È come se mi chiamassero Spicy Salmon per i prossimi 3 anni, sarebbe bello. Oppure a lei piace il cane, beh. Grazie Logi per il 3° mese di Prime, tanto sborro in chat ragazzi. Perché la fotocamera è così buggata? La fotocamera è perfetta. Ah, il burp screen. Aspettate che disattivo il burp screen, cioè avete ragione. Ah, ma non ci sono più gli alert. Riattiviamo gli alert. Allora, togliamo il burp screen. Così effettivamente potete godervelo. E poi mi hanno mandato un 20.000 borbolotti. Oh mio Dio, no. Questo no. Cosa hai tirato fuori? Cosa hai tirato fuori? Sì. Sì. Questa è la storia di 3 disagiati, a dir poco malati, ma dal pubblico amati, praticanti di COD, c'è dei tempi antichi, definiti falliti, giocatori incalliti. Prima di COD si ammazzavano di pippe, potrebbe ha smesso, camper un braccio si ruppe, errare umano, ma siamo sul diabolico, giocavi sempre chiuso in bagno con il tuo analogico, erano altri tempi, ora tirano le mob, in giro sono noti come il trio degli Ainob, gli Ainob, di loro, nei pressi di Dom, li vedi con un arma d'oro, se gioco per loro è un pensiero fisso, da molti elogiato come fosse un crocifisso, tutti per uno, Madonna. Uno per tutti. Col cazzo resto in tenda, non mi avranno i farabutti. Tutti siamo Ainob. Tutti siamo. Madonna mia, che cringe, non posso, non posso. Niente, niente. Andiamo avanti con gli Ainob. Pronto? Sì? Non funziona il mio telefono. Pronto? Ciao pancione. Hai saltato un 20k? No che non l'ho saltato. Ah, mi sa di sì, Nuclear Bow. Questo l'ho saltato, minchia raga, io vorrei fare la mia live. Eccomi qua, dove eravamo rimasti? Ho ordinato degli orecchini da AliExpress che non sono mai arrivati e hanno chiesto delle prove fotografiche del fatto che non fossero arrivati. Beh, questi sono, cazzo. Bella però le prove fotografiche che non ti sono arrivati delle cose. Ecco la mia prova fotografica. Ah, aspetta. Cosa stanno facendo? Ok, bisogna passarsi la carta. Oh, shitteroni. Gliel'ha piccolatissimo. Ha detto nope. Ouch. Hai saltato un 20k? No, non l'ho saltato un 20k, boh, basta. Oggi ero molto triste. Ho pensato, beh, non vedo l'ora di tornare a casa e vedere il mio gatto. Lui mi renderà felice. Beh, ho scoperto che è più depresso di me. Quanto è triste sto gatto. E dico, I am extremely depressed. Povero gatto depressed. Un mio amico mi ha mandato questa foto. Mia moglie è andata a prendere l'albero di Natale dal sottotetto. Le ho detto di non camminare sul cartongesso.
dopo mi ha detto che non sapeva cosa fosse il cartongesso. Beh, no, non è niente di grave, tranquillo, si ripara, più o meno. Il cesso si è congelato ed è esploso. Bello però, è fighissimo. Da vedere è veramente bello. Io lo vorrei un cesso così, se non fosse che non funziona. Però è molto bello. Dan, 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 dan. Cos'è succeso? Sì, anche io mi chiedo come si sia congelato in questo modo il cesso. Cioè vuol dire che hai il cesso all'aria aperta, suppongo. Però... boh, posso... Sto cercando di bloccare il telefono e questa è la situazione. Non dimenticherò mai la volta che ero a una festa. Stavano giocando Obbligo Verità e qualcuno mi ha obbligato ad andare a casa. Sì, non è che ti vogliamo male, però devi andare a casa. Perché devo andare a casa? Io volevo restare qui. Il vecchio camion di mio padre è stato colpito da un camion che trasportava pappetta di vecchie patate marce per dar da mangiare alle vacche. Oddio, il suo finestrino era abbassato. Che schifo! Che schifo! Ora immaginatevi di beccarvi sta roba in faccia mentre guidate. Voi state andando tranquilli. Cionf! 20 litri di merda in bocca. Posso cambiare la foto? Grazie. Non sul mouse. Al momento sono bloccato in un ascensore. Vabbè dai, questo è molto chill. Il governo egiziano sta costruendo un'autostrada nel mezzo di un'area residenziale. 20 o 50 centimetri da alcune case. What? Com'è possibile, scusa? Come funziona sta roba? Lanci la frutta alle auto, fai yeet. Il tizio che ha fatto la foto ha scritto: quando ti senti stanco, ricordati che abbiamo scaricato 6.000 mattoni all'indirizzo sbagliato. Cioè tu davvero devi scaricare 6.000 mattoni e non controlli che l'indirizzo sia quello effettivamente giusto? Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Cioè allora ti vuoi male, vuoi fare le cose col culo. Raga. La mia prima classe online come professoressa sta per iniziare. Tutti gli appunti sono sul portatile. Oddio, deve fare l'aggiornamento del computer, che ci vogliono sempre 25 ore. Allora, sono entrato in casa e ho visto questo. Mettendo insieme gli indizi, sembra non muovere la rotella camminando. Sembra che abbia cagato. Gli si è incollata la cacca al piede, ha corso in tondo cercando di togliersela e si è ribaltata. Raga, le tartarughe sono animali stupidissimi. Quanto stupidi possono essere i pappagalli. E i pappagalli, anche loro. Vero che siete scemi? Vecino. Questo è nel video. Nice, nice. Perché lui no? Tutti 1000 upvote, lui no. Lui è antipatico. No, starà bene. Cos'è sta roba? Ciao. Ero confuso quando non ho sentito il rumore di colpo per terra. No. Che schifo. Devi buttare tutto, quindi. Grazie Mirko per il comando Reddit. Punto esclamativo Reddit e hai reddittate. Basta mordermi le dita mentre scrivo, bestia del demonio. Pussa via. Via. Come non ho capito? Cosa non avete capito? È uno spazzolino elettrico quello, raga.
Quello è uno spazzolino elettrico e qualcuno l'ha lanciato, cioè gli è cascato nel... nel coso. Mi piace quando le mosche non escono dalla mia auto quando devo fare un lungo viaggio. Buona fortuna a trasferirti in Kansas, piccolo idiota. La vendetta, l'unica vendetta disponibile contro le mosche. Trasportare le mosche negli altri paesi. Quella volta che ho fatto la modella per una compagnia di fotostock, penso, a 16 anni, sono finita sulle batterie dei dildi. Eh? Eh? Polizia? Pronto, sì, signor polizia? Questo è un po' illegale. Questo è un po' illegale, signori. Un mio amico ha mentito sul suo curriculum dicendo che... Ah, mi ha mandato un altro 20.000 borbolotti, non riesco a pigiarlo. Ok. Allora, dicendo che ha imparato benissimo il pianoforte a 15 anni e ora gli è stato chiesto se può suonare per il... Oh mio Dio, il consiglio d'amministrazione il venerdì. Il mio amico è stato lì nell'auto per mezz'ora googlando il modo più meno doloroso per rompersi le dita. Che schifo. Ah. Certo che se mentite sul curriculum vita su una roba del genere siete un po' fessi. Comunque vediamo i 20.000 borbolotti. Non sono sicuro di... Cos'è sta roba? Perché c'è una DeLorean rosa? Non fate caso che io stia lanciando i pappagalli indietro come se fossero dei palloncini. Non smettetela di camminarmi addosso, bestie demoniache. Buongiorno. A chiunque abbia si sia goduto il mio coffee creamer, che è la cremina da mettere nel caffè che gli americani hanno. Ciao, no, tutto bene. Tutta la settimana, sorpresa, stai bevendo il mio latte materno. Spero tu te lo sia goduto. Che schifo, santo Dio, questa è una pancina. Questa è una pancina, ragazzi, questa è una pancina, io ve lo dico. Mio Dio, non volevo saperlo, però. Devo essere onesto, non volevo. Voi volevate, non credo neanche voi. Che schifo, Dio buono. Ma cos'è sta musica di merda? Free copyright... Adesso giro la serata, raga. Perché si bugga così tanto YouTube dopo un po'? Dai, cerca la roba! Pussa via. A posto, meglio così. Allora, quando i panettieri fanno l'impasto male e non capiscono che il lievito continui a lavorare anche se lo butti. Oh boy. E quello è un bel casino da risolvere, devo dire. Però puoi cuocerlo. Cioè, lo cuoci, dici, boh. Ragazzi, challenge di stasera. E questa è una bella base da meme, io ve lo dico. La challenge di stasera è fare uno screen adesso e far diventare questa immagine un meme da mettere sul subreddit. Secondo me ce la fate. È molto bella. È una bella base. Ah, sempre la stessa roba dei cani che si masticano la Switch. Ragazzi, siete scemi in culo però, eh. C'è da dire che siete scemi, ma proprio forti. Cioè, lasciare la propria roba lì così denota un QI veramente bassino. Pensavo... È strano pensare che... Pensassi che le persone alle scuole superiori fossero super adulte finché non lo sono diventato anch'io. Poi gli studenti del college erano stragrandi, super fighi, avevano tutto messo in sesto. Poi gli adulti sapevano tutto. E ora vi voglio solo dire che nessuno sa un cazzo di quello che sta facendo e ci stiamo solo provando. Condivido assolutamente. Pronto? Questa fa male a un livello personale, minchia.
Possiamo lasciare in pace il mio telefono. No, Leo, stasera no, deve lavorare. Ah, no. Non guidate e usate il cellulare. Oh shit, oh madonna. Oh oddio. Brutto, poteva andare molto peggio, devo dire. Poteva finire molto peggio. Molto peggio, molto molto peggio. Ma smettete di... Lasciate in pace il mio telefono, bestie demoniache. Lasciatelo in pace. Ah, questa è bellissima, raga. Guardate, l'avevo già vista su Facebook, penso, 1000 anni fa. Fa straridere, lui lava tutto. Guarda che bello il vialetto. Ah, appoggia e... ricomincia a nevicare. È fissimo in chat, ragazzi. È fissimo. Guarda la faccia di un uomo distrutto. Distrutto quest'uomo. Poraccio, a me dispiace anche per lui. Stavamo rimettendo a posto la cucina quando è iniziato il coronavirus. Ah, al momento no, abbiamo soltanto un tostapane, un forno... Ah no, un toaster oven, quindi un fornetto per tostare e un lavandino. Ai, che brutta storia. Brutta forte. Questa non bella. Proprio non piacevole. C'è Dalia che vi saluta tutti live. Ho preso la... Ho recuperato l'auto dal meccanico ieri, dopo che ho fatto sostituire un sacco di robe per 2100 dollari. Per poi... Oddio, ha preso fuoco. Perché ha preso fuoco? Ma cosa vuol dire? Da sola. Ha detto... Uff. Ciao raga, prendo fuoco. Ehi ciao, ho preso fuoco. Ragazza che si è fatta un tatuaggio alla parte bianca, alla sclera dell'occhio, potrebbe perderlo. Dice, e adesso sta dicendo agli altri di non farlo. Non c'è bisogno di dirmelo, non sono sciocchino. La H in Dalia va esattamente lì, carta, prima della L. Dopo 9 ore di auto, questa è la foto che mia madre ha fatto a me e mio fratello al Monte Rushmore. Tutto tranne il Monte Rushmore. Beh dai, potrà dire di avere una bella foto davanti a degli alberi. Ho degli alberi, molto belli gli alberi. Vi piacciono? Qualcuno non ha... chiuso bene. Oddio, qualcuno non ha fermato bene il carrello delle uova sul camion. 10.500 uova rotte. Ah, brutto. Oh, mi hanno mandato 20.000 borboloddi. Vediamo un po' cosa mi avete mandato. Meda Dorito 3. Menor finalmente vence. Meto Menor. Falla falla. Bang bang. Oh no, empina de un merda. Ma non fare, amore. Ma che cazzo? Corri, corri, champs. Si nasconde, è una trappola, è una trappola. Dorito. Cade o menor. Beh, morre. Toma, perché la toma? Toma! No, hanno investito i Dorito. No! Ah, no! Il Lego, questo coso. Nuovo scheletro trovato a Pompei. Questo stava correndo... Ah, sì, l'avevo visto. Quello che scappava dall'eruzione e si è preso un sasso di 300 kg in bocca.
proprio in bocca. Sbonk. Ma non è karma, poverino. Mio figlio continua a prendere manate d'aria dicendo mio. La mia figlia invece piange dicendo che il fratello le sta rubando l'aria. Sono nella mia stanza domenica mattina. Ed ecco perché non voglio figli, signori. Che schifo i figli, nessuno vuole figli. Basta. Ho mollato la mia ragazza al ristorante. Lei si è messa a piangere. Tutti pensavano le avessi fatto la proposta di matrimonio e hanno iniziato ad applaudire. Ah, perché? Perché? Raga, me l'han già mandata sta roba. Ci avete già provato una volta con questo. Never gonna give you, no. Basta, raga, non funziona se mi continuate a fare così. Pirla. Non siete bravi. L'unico che ci è riuscito per ora è Erva e Leo. Solo loro ci sono riusciti. Solo loro sono magici. Ah, si danno i bacini loro. Ci avete provato. Saturday, sabato. Avete ragione, sabato. Un altro 20.000 borbolotti? Il concetto di zombie nacque con i TV Tudere. No. Mod, ridate a Super Snakes i suoi 20.000 borbolotti, perché 24 minuti di video, anche se belli, non me li guarderò. Ho bisogno di un lavoro dove non devo avere a che fare con le persone. Ho appena chiesto a un tavolo se stavano celebrando qualcosa e quando hanno detto il compleanno di loro padre, gli ho portato una decorazione da tavolo di non buttare giù i codici dei Pokémon. Una decorazione da compleanno. Poi mi hanno detto che non verrà perché è morto. Auci. Potete andare via dalla mia mano? Cliché topic. Stavo per fare la proposta di matrimonio oggi. Mi ha mollato dopo 12 anni. Ma che male. Dio mio brutto. Noi si mangiano le cose. Questo fa male dentro. Ciao Dav! C'è il Dav! Ah, oggi era il mio party di addio al celibato. Beh, è un party per una persona. Magari più tardi faccio lo strip da solo. Tristissimo. No, Goldibur fanno così di loro. Sono solo molesti, vero? Ah, mi danno i bacini. Si picchiano. Questo sono io come si chiama? Il posto per fare skate al mio compleanno che non veniva, a cui non è venuto nessuno. Era il 1995 e non avevo amici. Dio, a me queste cose uccidono. Mi fanno malissimo. Leo ha usato 20.000 borbolotti. Grazie, Leo. Lavora. Quando provo a scavare su Animal Crossing... Sei letteralmente tu, Leo. Oh, il finale vale tutto! Bonk! Bello, mi è piaciuto un sacco, Bravo, Leo. Del 20k, bravo. E i miei 20k, è vero, anche Cela ha mandato il 20k, scusa, non avevo mica visto io. Non c'ho abbastanza occhi per ste cose. Piripò. Saxo Abarth Crash Epic Fe. Ma per dirvi quello che sarei disposto a fare per voi, per correre. Ecco. Ma quanto è torinese? Ve lo faccio. È disposto per voi, per correre? Vi posso dire che tranquillamente. Tranquillamente? Lamenta. No, per correre. Ma quando sono piccolo. Sa parole bannabili. Ok, ragazzi, allora non lo guarderò perché non mi fido. Ah, sono stato a New York per la prima volta nella mia vita. La mia ragazza, mia moglie e io abbiamo passato almeno 10 ore su un aereo, abbiamo attraversato l'Atlantico, volato 7500 km. Siamo saliti in cima alla Rock, che penso sia un palazzo, boh, per vedere la vista di Central Park.
Avevamo solo un giorno a New York e questa vista sarà sempre con noi. Pioveva suca. Oh no. No. Mi fa molto male nel cuoricino. Mi fa male nel cuoricino. Quando avete... quando avete capito che i vostri genitori non erano dei bravi genitori? E grazie Giuseppe CSA per il secondo mese di Prime. Tanto sborro in chat. Top of the Rock è un grattacielo. Grazie, non lo conoscevo. Quando avevo 6 anni, mia madre mi stava facendo fare la pipì in una tazza una volta al mese per scuola. Poi un giorno mia madre ha chiesto di nuovo mentre stavo giocando col mio fratello più vecchio. Mi sono alzato, ma mio fratello mi ha detto... Mi ha fermato prendendomi per la maglietta e mi ha detto... ti sta usando per passare i suoi drug test, siediti. Madonna, ma che tristezza. Ma come? Ma no, no, no. Raga. Grazie Francesco, Carol, per la sub, anche se non è partita la feed. In sti giorni hai dei problemi Twitch. Ho risparmiato per una di quelle decorazioni di Halloween gonfiabili. Beh, non più. Ciao Ghost macchina dei Ghostbuster. Sta andando a prendere un fantasma. Ciao. Ciao, è andato via. Salutatelo tutti, chat, per favore. Ditegli ciao. Ok, c'è una conduttura che perde. Cioè, quello è un treno? Oh no. Sta per finire male. Sta per finire male, lo so già. Dai, chi è che è il pirla tutto fuori? Oddio, olè! Oddio, non ci sono i vetri. Tutto bagnato. Sì, tutti docciati. Sì, dal primo all'ultimo. Sì. Mamma mia, l'India è bellissima. Boom. Distrutti, raga. È contro il caldo. Non penso che funzioni tantissimo. Madonna santa, niente. Adoro quando qualcuno mette giù il telefono e si gode il momento. Madonna, cosa gli è successo per essere così in metro? È esploso, raga. Ma poverino. Ma no, ma cosa è successo? Uff, il bersaglio per quest'uomo. Sapevo che Twitter fosse pieno di gente folle quando una ragazza... Cioè, ho scoperto che Twitter è pieno di gente folle quando una ragazza ha postato il anzi, la conferma del suo volo e qualcuno ha chiamato e ha cancellato il suo volo. Quanto stronzo devi essere! Quanto stronzo devi essere! Hanno detto no, non puoi viaggiare, nope. Sono tornato a casa dal lavoro. Dalia mi manda Chims. Brava Dalia che mi manda i Chims. Sono tornato a casa da lavoro. Mi sono accorto di aver camminato in giro e incontrato clienti con un gigantesco buco nei pantaloni. Beh, magari a qualche cliente poteva interessare questo tipo di offerta. Demi got some cake. No, lasciate in pace i culi delle persone. Che il mio è più bello, ma non potete vederlo. Cos'è sta roba? Oddio, qualcuno si è dimenticato di stringere il... come si chiama? Il serbatoio, il rubinetto nel... Allora, mi sono rotto il cazzo di sta musica. Del rubinetto del coso del grano. Iuff. Immaginate andare a scuola per 12 anni e prendere la laurea al Walmart. No, non è bello andare al Walmart. Come addio? Che è successo? Cosa succede, Mirko? Ho postato una battuta su Reddit...
1000 persone mi hanno detto: hai rubato questo da un altro subreddit. Ho cliccato il link ed era uno screenshot della mia battuta. Ma allora sono stronzi gli altri. Come non riesci a subare, Guy Fra? Che succede? Ciao Pipini. Cosa è successo, Mirko? È esploso Mirko, raga. No, l'euro. Bella quella partenza. Molto, molto calma. Iii, madonna. Ho fatto la lasagna per pranzo. Questo è il risultato. Beh, al pavimento piacerà un botto la lasagna, ok? Buona, deliziosa lasagna. Chomp, chomp. Tankest, no. Se no dovrei prendere un caffè con un sacco di gente. Mi hanno mandato un altro 20.000 borbolotti. Vediamo. Migliori video di animali divertenti e teneri è il nome più cringe che qualcuno abbia mai dato, eh. Randy, devi decidere. Io ne ho più bisogno. Ok, sono gattini. Gattini cringini. Ma è vecchissimo sto video. Ci sono cose vecchissime. Si è dimenticato la pizza per 8 ore nel forno e sembrava un brownie al doppio cioccolato. Mmm. Esatto, quella lasagna poi la lava il Roomba. Senti, posso usare il telefono? Raga, guardate! Mi morde le dita! Leo, perché... Non devo rubare le sabba a Leo. Se preferisci farla da Leo, falla da Leo. Al momento non friendly per i bambini. Potete ringraziare i genitori e i bambini precedenti che hanno trattato il mio negozio come un parco giochi. Questo ci sarebbe un sacco. Questo ci sarebbe un sacco. Cioè, io lo vorrei vedere in tutti i negozi del mondo. Bambini molesti di merda. Senti, spostati dalle palle, eh. Non ti prendere la matita! Si era addormentata, l'ha svegliata applaudendo! Oh, tristissimo! Un telefono di sostituzione che ho ricevuto mi è esploso in faccia l'altro giorno. Wow, bello, bel telefono. 10 su 10 lo consigliano a tutti. Ho provato a fare uno scalda sedia. Ah, è uno scaldino. Ah, vabbè, ma lui è Electric Boom, è bellissimo Electric Boom. Ma cosa vuol dire? Ma lui è un memone della vita, io lo amo. Ah, si è dimenticato. Si è dimenticato di tirar su il finestrino d'inverno. Ripperoni. Sups, se è noioso tanto lo blocco, quindi come vuoi tu. Oh, Leo, non vorrei. Ho comprato un Audi del 91 l'altro giorno. Ha fatto più o meno 100 miglia prima di esplodere. Se ti prendi un'auto del 91 te la cerchi proprio. Cioè, te lo vuoi. Il miglior periodo dell'anno. Madonna, fa caldo, eh. Dio, era ghiacciata la ruota. Madonna, quanto ghiacciato. Non si apre la portiera per il ghiaccio. Ho visto una roba che ha fatto male. Oh, oh, una Huracan ghiaccia affogata e non era assicurata, c'è scritto. Aia. Au, che male. Raga, questo fa male. Questa fa male dentro. Fa male dentro e fa male fuori.
Probabilmente martedì la prossima live su Connected to Me, oppure... oppure domenica, vedremo. Questa fa malissimo alla vita proprio. Al cuoricino. È palesemente Photoshop, non credo purtroppo. Puoi smettere di cagarmi sulle braccia, Dio Bono? Hai mille altri posti dove cagare, mi devi cagare addosso. Vai via. Basta, anche tu. Ho detto a mio padre che ho finito l'alcol e non ho nessun soldo per comprarne per questo weekend. Quindi mi ha dato una grandissima bottiglia di vodka dal ripostiglio che avevo rubato e sostituito con acqua quando avevo 16 anni. Questo è il karma e te lo meriti. Questo è il karma e te lo meriti. Te lo meriti proprio. Cioè, è la vita che ti dice te lo meriti. Beh, basta, sono finiti i subreddit. Sono finiti, non c'è più. Cosa vuol dire? Non può finire. Ma cosa sta succedendo che dite ah, godo? Cosa è successo? What?